Salve a tutti, eccoci nuovamente ad un altro video. Questa volta parleremo dell'argomento che riguarda i mantra. I mantra oggi vengono spesso nominati. Un tempo venivano chiamati nel mondo, diciamo, cattolico, litanie. Ma non è proprio la stessa cosa delle litanie. Anche se la preghiera, viene comunque associata al mantra. I mantra, sono formule sacre. Ovviamente capita che siano formule molto antiche. Appunto, la parola formula si avvicina di più a mantra che preghiera, secondo il mio punto di vista. Come dicevo, questi mantra sono presenti in tutte le religioni sotto varie forme, a cui vengono associate pratiche meditative molto profonde. Mi viene da pensare allo yoga. Nello yoga, spesso si associano i mantra sia come apertura che come chiusura, ad esempio quando si esegue il saluto al sole. E l'etimologia della parola mantra, ci porta ad un'unica sintesi, che è quella che è la relazione fra parola, corpo e mente. È un sostantivo neutro maschile, la parola mantra, che viene indicato come strumento del pensiero o del pensare. Il termine mantra ovviamente deriva dal sanscrito, che è man, da cui manas, pensiero, mente, unito al suffisso tra, che corrisponde all'aggettivo sanscrito krt, che compie, che agisce, è e libera, mentre l'etimologia tradizionale fa invece derivare il termine mantra dal verbo man, collegato al sanscrito tra, che diviene aggettivo con il significato che protegge, quindi pensare. Pensiero che offre protezione. Uno dei più famosi mantra che ben conoscerete è il mantra Om. Viene spesso unito ad altri suffissi, ad altre parole, ad altre frasi come Om Mani Padme Hum. Ad esempio, che è un mantra tibetano, oppure Om Ha Hum, anch'esso un mantra tibetano. E, diciamo, il mantra Om viene utilizzato appunto per rilassarsi, perché lo Om, diciamo, occupa tutta la zona, questa parte centrale del corpo. Home, come ben sentite, avvolge tutta questa parte qua del corpo, e il petto, il cuore principalmente. Ora vi ho spiegato brevemente cos'è il mantra e cosa significa. Successivamente farò altri video dove andrò a spiegare come si può utilizzare il mantra sia applicato alla meditazione, sia applicato durante il suono di una campana tibetana. Perché noi ci attiviamo. Ci possiamo attivare la nostra energia tramite la campana tibetana, cioè noi entriamo in risonanza con essa anche a livello vocale. C'è chi la chiama attivazione della campana, ma diciamo è un connubio fra campana
i nostri vocalizzi, le nostre frequenze. Bene, questo è quanto. Ci vediamo al prossimo video. Namaskar dal vostro Giacomo e a presto. Ciao.